A Perugia una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro promossa dall'INAIL. Destano allarme i dati umbri su infortuni e morti bianche, mentre si registra un boom di malattie professionali cresciute del 35% rispetto al 2018. Ci dice di più Ivano Porfiri. Tre morti sul lavoro e oltre 1.500 infortuni in Umbria solo nei primi 2 mesi del 2023, una vera emergenza, a cui si aggiunge il più 13,5% di denunce per malattie professionali rispetto al primo bimestre 2022. Sono alcuni dei dati diffusi nel corso del forum della prevenzione Made in INAIL che l'istituto sta portando in giro per l'Italia. Un'intera giornata dedicata al tema, iniziata con l'inaugurazione dell'installazione La sicurezza è sacra dell'artista Massimo Arzilli, realizzata insieme agli studenti dell'Istituto Volta di Perugia. Quindi la parte convegnistica al Barton Park, in cui è stato diffuso il dossier Prevenzione in Umbria, da cui emerge come il 2022 abbia visto un aumento degli infortuni, saliti sopra i livelli pre-Covid. I morti lo scorso anno sono stati 21, ma il vero boom è quello delle malattie professionali, con un più 35,2% sul 2018. Qui, tra cantieri del PNRR e ricostruzione post-sisma, particolare rilevanza assume il settore delle costruzioni. Gli infortuni crescono e ovviamente devono crescere in conseguenza anche le azioni dell'Istituto, ma sinergiche insieme a tutti gli altri soggetti che nel territorio si occupano di sicurezza per poter conoscere bene i fenomeni e intervenire con le misure, le regolazioni idonee per poterli contenere e prevenire. Tra queste, grande importanza viene affidata alla formazione, coinvolgendo anche le scuole, ma anche la tecnologia può fornire strumenti che riducano gli incidenti. Io sogno il cantiere digitale, nel quale i dispositivi di protezione, i guanti, i caschi, le imbragature abbiano dei controlli digitali che consentano di sapere se in quel cantiere è tutto regolare e i dispositivi vengono indossati. Soltanto in questo modo si possono prevenire incidenti ed infortuni.